Rimini Street Food è un altro progetto che questa comunità di persone, la nostra città, mette in campo. Noi vogliamo riportare Rimini nel mondo, internazionalizzarla, ma come? Con la nostra identità. E questo è un progetto che racconterà attraverso la Ducati, uno dei più grandi prodotti, brand del mondo, i motori della Via Emilia, attraverso la Ducati, attraverso Rolling Stone, che è una rivista di musica tra le più importanti che ci sono, racconterà la nostra città e racconterà ciò che si mangia nella nostra città. Portiamo la nostra identità. Ciò che si mangia nella nostra città molto spesso è la piada, nei chioschi, quindi noi racconteremo al mondo la nostra identità, la nostra cultura enogastronomica attraverso Facebook, attraverso il web, attraverso la Ducati e attraverso Rolling Stone. Rimini siamo un posto vero. In un paese in crisi che ha bisogno di speranza, sono pochi i territori italiani che rilanciano. Abbiamo costruito dei grandi eventi che danno economia, lavoro, la Notte Rosa, oppure la Molo Street Parade, dove i nostri pescatori cuocevano il sardoncino e i più grandi DJ offrivano la loro musica. E da questo progetto nascerà una guida, 220.000 copie, che individueranno tutti i baracchini, i chioschi dove si può mangiare il cocomero, dove si può prendere una piada, il cassone, e racconteremo al mondo che a Rimini si vive così. Questo sarà un motivo che attrarrà persone e che costruirà, come dire, quelle relazioni tra le persone anche attorno al cibo, un cibo di strada, povero ma nobile come la piada.